quindi questo cielo fuligginoso rende il nostro mondo, la nostra vita, un'atmosfera, un'atmosfera nella quale noi ci ritroviamo con il cuore. Però ieri ci sono e noi ci siamo preparati a questa giornata con un tempo atmosferico pieno di sole che ha permesso a tanti di visitare i cimiteri, di fare memoria dei loro cari che sono defunti. Ma volendo leggere in termini spirituali, è quasi come se ci fossimo preparati a riflettere sulla morte, sui nostri morti, a ricordarli, ma alla luce della festa di tutti i santi, cioè della nostra fede nella risurrezione di Gesù e in ciò che la risurrezione di Gesù comporta per noi, una vita che non termina, una vita che ha la sua piena realizzazione soprattutto nel cielo, per cui noi ricordiamo i santi, tutti i santi, anche quelli, come dice Papa Francesco, dalla porta accanto, anche quelli di casa nostra. In questi giorni, quindi, in molti hanno percorso i viali dei nostri cimiteri, anche di questo cimitero. Anche i giornali ripetevano oggi che c'è stata una grande frequenza. E spesso anche con qualche bambino che veniva portato per mano. C'erano anche, soprattutto penso, anziani, ma anche persone più giovani. Quasi, vedendo questo camminare così di tante persone, così in numero così alto, si aveva quasi la sensazione che la città vivesse qua, come si vive sotto i portici, si vive nel centro per le attività commerciali. Ecco, in questi giorni si è frequentato molto il cimitero, quasi come se fosse una esperienza di trasferimento della città in questi ambienti, in questi luoghi. Però dovremmo fermarci un po' su questo. Lo portiamo un po' nel nostro sangue. Non è una questione, una esperienza soprattutto, innanzitutto cristiana. È proprio di noi come persone, come uomini, come donne, quasi il bisogno di ritornare a posare lo sguardo, a portare la memoria su figure che oggi non sono più tra noi fisicamente. Questo mi sembra che sia come un richiamo ad un legame profondo che esiste tra ogni persona che è defunta e tutta una città. Una sensazione di comunione, di socialità che prosegue nonostante la morte abbia interrotto i nostri sguardi e i nostri rapporti più immediati. E allora, perché insieme, come città, visitiamo i nostri cimiteri. Per questo anche i comuni si fanno carico della gestione di questi ambienti, perché un defunto non è soltanto della famiglia, non è soltanto mio, è di tutti. Se muore, speriamo sempre nell'età avanzata, no? Un papà, ma questo papà non è stato soltanto un papà, è stato anche un marito, è stato anche un lavoratore con amici di lavoro, è stato un fratello, è stato attessuto relazioni con tantissime persone. Per questo allora non è soltanto un'esperienza mia, personale, privata, individuale, è esperienza di un noi. Anche oggi noi siamo qua, il tempo impedisce una frequentazione ampia come quella a cui siamo abituati, ma siamo qua, potremmo dire, a nome di una città, a nome di una società che riconosce questo legame che ci unisce
a tanti che sono qui e passeggiando noi riconosciamo uno, riconosciamo quell'altro, andiamo a cercare un amico, andiamo a vedere dove c'è la memoria di una persona che è stata significativa, magari non per noi personalmente, significativa per la città. Tempo permettendo, avremmo desiderato andare a recare omaggio alla tomba di Ezechiele Ramin. Io non l'ho conosciuto, ma andavo molto volentieri, perché appartiene a tutti, non soltanto a qualcuno. Ecco, questa esperienza quindi ci porta a riconsiderare che ognuno di noi è sempre parte di una comunità più ampia rispetto a un'altra persona o una famiglia o a un circolo ristretto, ecco, di amici. Ognuno di noi è parte di una città e anche qua noi vogliamo in qualche modo riconoscere questa dimensione così sociale del nostro essere uomini. Certo, noi cristiani poi li chiamiamo fratello e sorella, ma noi siamo qui anche per un altro motivo, perché siamo certi che il Signore ci considera tutti come figli e ha considerato e guarda ai defunti come a propri figli, e questo ci apre alla speranza, che per noi è una certezza di fede, che il Signore si è fatto carico di tutti, anche di quelli che forse noi abbiamo messo un po' in argine, di quelli che abbiamo in qualche modo escluso, di quelli che non abbiamo capito. Ma nel Signore tutto si ricompone nella carità, nella giustizia, in una giustizia profonda, vera. Ecco, noi cristiani quindi frequentiamo anche noi questi stessi viali, queste stesse strade, però camminiamo in mezzo a queste strade con un tesoro, con una chiave di lettura che, se fosse possibile offriremmo a chiunque, soprattutto a coloro cui noi vogliamo bene, quasi un tesoro che vogliamo condividere, un po' come Maria che portava la parola nel suo cuore, custodendola nel suo cuore. Così anche noi insieme con tutti camminiamo lungo queste strade e camminiamo portando nel cuore la certezza che il Signore Gesù è risorto dai morti. Quello che portiamo nel cuore, il nostro tesoro, è una speranza che vogliamo dire, annunciare innanzitutto a noi stessi, ma anche a coloro che camminano insieme con noi. Una speranza che si basa sulla Pasqua di Gesù. E in effetti noi dobbiamo farci questa domanda. Questa è un'occasione. È la nostra morte. Non per spaventare, però. Non è per sollecitare il nostro cuore. No, no, ma è una domanda che prima o poi ci dobbiamo fare. Dove andiamo a finire quando moriremo? Come tutti. Quale sarà il destino della nostra vita? Ecco, il momento fondamentale per dare una risposta per noi cristiani a questa domanda è guardare alla storia di Gesù e soprattutto alla sua passione, alla sua morte e alla sua risurrezione. Noi cristiani diciamo, proclamiamo, crediamo che il Signore Gesù è vissuto in mezzo a noi, come noi, è stato ucciso e ora è vivo. Questo è il motivo del nostro essere qua, come cristiani. E questo è il tesoro che custodiamo nel cuore, che non sbandieriamo, non pretendiamo che altri lo assumano nel loro cuore, ma non possiamo neanche tenerlo nascosto. Lo testimoniamo così, diciamo nella semplicità, portandolo nel cuore, vivendolo, credendo che il Signore Gesù è morto ed è risorto
ed era uno di noi. Ha aperto una strada nuova, ha aperto un mondo nuovo, ci ha aperto una speranza. Qualcuno sottolineava che, giocando sulla parola fine, che quando pensiamo alla morte, pensiamo, a noi si presenta come la fine di tutto. Ma se il Signore Gesù è morto ed è risorto, la morte potrebbe essere descritta come un fine, perché non si conclude tutto con la morte. E diventa il criterio con il quale attraversiamo con impegno, con amore, con dedizione la nostra vita. Perché quello si presenta come la morte, diventa il punto di arrivo di un cammino che noi viviamo su questa terra. Non la fine, ma un punto di arrivo, con una promessa che è stata fatta a noi nel momento del battesimo, che questo è soltanto un tratto della nostra vita eterna, quello su questa terra. La vita eterna procede anche dopo. Ecco, noi custodiamo questa fede nel nostro cuore e camminiamo allora tra le tombe come tutti, ma camminiamo con questo dono che vorremmo testimoniare, che vorremmo raccontare. Se Gesù è risorto, anche noi faremo parte della sua vita divina. Ecco, l'ultima cosa che volevo sottolineare è questa. Facciamo fatica oggi a dire queste cose ai nostri figli, ai giovani, ai nostri amici. Raccontare questa speranza, raccontare questa prospettiva con la quale attraversare la vita, perché la nostra vita ha un fine, penso che sia una ricerca che dobbiamo compiere insieme. Come raccontare oggi? Come parlare oggi di questa speranza che dà senso alla nostra vita? Alla luce della quale noi scegliamo, decidiamo durante la nostra vita. Ecco, è una domanda. Perché siamo esperti di certe modalità che abbiamo vissuto nel passato. Oggi a volte abbiamo come la sensazione che sia irrecepibile all'udito di tanti nostri ragazzi. Ma abbiamo come il dovere, perché non possiamo privarli di questo dono. Il dono di una speranza che va oltre la nostra esistenza, inoltre il dono di un fine da dare al nostro impegno, al nostro vivere così con dedizione, con sacrificio a volte anche, le nostre giornate, il nostro scegliere di essere buoni, di essere capaci di amore, di giustizia. Ecco, chiediamo al Signore che, celebrando l'Eucaristia, possiamo non soltanto sentirci parte di una società che si riconosce in legami che non si sono mai interrotti, ma sentirci portatori di un dono da offrire a tutti gli uomini e le donne che ci possono incontrare, che hanno a che fare con noi.